Che sarebbe stato difficile col Venezia, peccato perché un punto era lì alla portata, pochi giri di lancette dalla fine, perché era già recupero, mancava, insomma, pochi atti. Sì, anche quando ha preso il palo da 2 metri, adesso non mi ricordo, forse Fabiano all'84esimo, pensavo fosse un segnale positivo, invece c'è stata la beffa al 92esimo, però guardo il bicchiere mezzo pieno e sono contento non del risultato, però abbiamo ritrovato quello spirito battagliero che nelle ultime settimane avevamo un po' smarrito. A maggior ragione servirà col Padova perché mancherà anche Jorico. Capuano l'ha sempre considerato per le sue caratteristiche un giocatore di fatto insostituibile in questa squadra. Sì, Daniele ha caratteristiche che nella rosa solo lui ha a centrocampo, però la forza di questo gruppo è stata, è e dovrà essere che ad ogni difficoltà, sia in campo che fuori, con infortuni o qualche squalifica, chi viene chiamato in causa deve dare una mano. Andiamo a affrontare, secondo me, la squadra più forte del campionato perché a nomi e anche ai risultati che stanno ottenendo, è la squadra che ha la miglior rosa, a mio modo di vedere, di questo girone. Poi all'inizio è partita con handicap, ma è la più forte. Sarebbe comodo qualche punto magari che fosse arrivato contro il Südtirol o il Lumezzane, qualcosa più del pareggio che è stato ottenuto proprio in questa gara, dopo il più 4 sulla zona playout, dopo la partita di Bassano, ci si aspettava magari un'altra situazione in cui affrontare queste due difficili sfide. Sì, coi se e coi ma purtroppo non si va da nessuna parte. Dobbiamo solo ricordarci le prestazioni che abbiamo fatto prima di Venezia, che erano sbagliate a livello mentale, ricordarsi ognuno di noi quello che come si è preparato per la partita di Venezia. E da lì deve essere un punto di partenza, perché quando giochi per la salvezza purtroppo non conta magari giocare bene, ma conta essere pragmatici ed è quello che dobbiamo fare da qua alla fine della stagione, cercare di perdere meno partite possibili, se non addirittura non perderne più e fare punti ovunque. Il pareggio sfumato a Venezia probabilmente sarebbe servito più per la testa che per la classifica, quasi a controbilanciare quel pareggio in casa con l'Umezzano. Sì, magari a livello emotivo poteva